po' più le frequenze più alte, diciamo, nel comune, perché dobbiamo far musica, quindi dobbiamo cercare nell'aria, nel concetto, nell'atmosfera, un'ispirazione. Quindi siamo imparati a essere ricettivi. Qualche volta un po' di paranormale può capitare. Cioè, che non ci sono state situazioni paranormali, cioè, quanto c'è stato pure in Africa qualcosa di particolare, di speciale, che per solo per i musicisti è riservato questo accesso a certi canali, a certe situazioni, che siano pure dei musicali, dentro un locale, pure persone che conosci, che so, presenti, che so, persone speciali, che quasi manca proprio la telepatia, insomma, una specie di vibrazionale, magari stai all'estero, però riesci a relazionarti benissimo su onde empatiche, no? L'altro tipo, il corpo c'ha il suo Beh, linguaggio. questo perché la musica è un linguaggio universale, cioè va oltre ogni linguaggio, no? Cioè la musica, Poi te lo sai perché sei pure musicista. le Lo affinità, diciamo a chi non è a conoscenza di questa ottima possibilità di scambio, interscambio di persone di tutto il mondo senza andare a conoscere niente, alla fine, perché stai in un paese straniero, non conosci nessuno, però ti riconosci nella famiglia, perché alla fine è come se ti mette sulle stesse frequenze, ti sintonizzi, no? Una banda di frequenza che è la stessa per tutti i musicisti del mondo, specie quando capiti in incontri organizzati per fare la musica insieme, come jam session, eccetera, che si fanno in tutto il mondo, anche a Roma, per dire, ho detto tutto, perché Roma, insomma, sappiamo bene che non è un buon posto per fare musica, cioè, su questo non ci piove. E quindi niente, noi Siamo fortunati, ci diciamo. nutriamo di queste sensazioni, le condividiamo con i nostri amici musicisti, amici, perché se infatti pure qui, se riesci a fare musica con gli amici, anche più bello. Però è bello fare musica insieme anche con chi non conosci, perché impari sempre qualcosa. Sì, questo pure è una ricerca, è importante per la ricerca personale. È una grande ricerca, alla fine. Insomma, a noi ci piace. La creatività. Che fa musica, non è che se può, non ci provi a capire, che vuole, non lo può sapere se uno della musica, se non si mette un attimino in ballo, magari con uno strumento, penso che è accessibile a tutti. Diciamo che la musica, noi siamo, cioè, è un po' privilegiato chi ha una passione e una conoscenza e che suona sempre, nel senso che, non, che è il linguaggio che mette davanti a tutti gli altri linguaggi, per cui ti apre un sacco di porte. Perché non hai bisogno, vai molto col feeling, conosci la gente, le persone, si aprono diverse porte, perché
perché con la musica vai dappertutto e te puoi star bene dappertutto. Io ho viaggiato in Africa, in America, in Europa, grazie alla musica, che non ho mai avuto problemi di ospitalità, di accoglienza, ho conosciuto un sacco di gente e ho scambiato, ho imparato delle cose, grazie, no? Noi diciamo che siamo anche privilegiati, siamo avvantaggiati, perché grazie alla musica possiamo unire la gente, farla stare insieme e condividere momenti belli, con energia positiva, senza fare domande o capisci o interviste, non c'è bisogno. Ha detto bene il collega qui, ha parlato bene, soprattutto sul fatto del viaggiare, no? Ti dà la possibilità di viaggiare senza partire con tantissimi soldi, insomma. Quindi a me come a lui ci ha dato la possibilità di viaggiare, ma fare i soldi durante il viaggio, durante la permanenza, che sono stato anche io anni fuori, tuo Amsterdam, in Inghilterra. Sì, noi abbiamo prodotto, lui ha prodotto video pure, ma io no, video. Sì, beats pure. Audio sì. Ah, poi cioè abbiamo i video insieme, sì, no, per persone separatamente, stava. Sì, ma c'è un documentario video. Che si chiama, che abbiamo, che c'è pure Massimo, dove c'è anche lì una bella intervista, si chiama Suono Diverso. Suono Diverso, se lo trovi su YouTube, ci sono diverse cose che abbiamo fatto insieme. E dove è stato il primo accuso? Suono Diverso, quello col Piotta, tu lo ricordi? E manco lo sai, sei scordato? No, l'ho mai visto. L'ha mai visto? Mi sa di no, col Piotta. Sì, è un documentario che mi hanno fatto a me. Ah, quando del Piotta, beh, ma che c'entra? Alla fine suoniamo insieme, ci fanno l'intervista, c'è l'intervista sulle scalette, ti ricordi? Vabbè, bel documentario. Lo vorrei vedere. È un bel documentario. L'ho visto una volta sola. Te lo mando, Suono Diverso. Ok. Suono Diverso che hanno mandato pure in televisione. Ma che ti ha fatto l'intervista sulla spiaggia? No, quella è un'altra. Quello è un altro, però insomma c'è un sacco di materiale nostro su YouTube e abbiamo ultimamente prodotto una cosa per l'America che anche abbiamo fatto qui a Calcata e ha partecipato a un festival in streaming, capito? Dove c'erano video di gruppi di varie parti del mondo e noi abbiamo rappresentato un po' l'Italia e abbiamo fatto un video di 20 minuti qui a Calcata, abbiamo suonato in mezzo alla natura, un bel prodotto, contenti gli americani, ci hanno anche pagato perché era un lavoro che dovevamo fare in tempi precisi, per cui questa è una cosa recente, diciamo di manco un anno fa, insomma, di un anno fa. Poi strada facendo, sai, si incontrano un sacco di cose, si fanno cose. L'importante è non mollare, non cambiare strada, perché tanto abbiamo scelto questa e la famo fino in fondo.
fino a che gliela famo pure fisicamente, e incontrare situazioni nuove, cioè non al di là dal business, al di là dal fatto commerciale in sé, quando c'è una passione, uno va, capito? Va on the road o suoni dove ti capita, fai jam, lavori in strada, lavori nel locale, o dove ti chiamano, capito? E dove ti fa piacere stare. Però a volte unisci l'utile al dilettevole, nel senso, voglio andare al mare e ti porti gli strumenti, capito? Poi al mare ci scappa, capito, un concertino, una jam, incontri un altro musicista, e scappano fuori le cose, perché ognuno porta quello che c'ha e quello che anche che gli piace fa, giustamente condivide. E noi abbiamo questo, e per me è una fortuna, perché, ripeto, ti espande, ti apre tante finestre, e ti porta lì, stai sempre sulla tua onda, capito? Non è che cambi, capito? Cioè, a me mi dicono, oh, andiamo allo stadio, a me ne frega niente dello stadio, cioè, preferisco venire a Calcata o andare al lago e farmi una suonatella. Come hai visto, come diamo quelli del pallone? È claro, ma no. Poi spesso, se uno c'è una serata, c'è la partita nella stessa serata e ti arrende il culo, che non viene nessuno. Cioè, nel caso nostro noi siamo operatori musicali, ma attivi, capito? Nel senso che siamo indipendenti, per cui siamo... Infatti non lo so voi, cioè, quando avete proponito... Basta che ci abbiamo gli strumentini con noi, non c'è problema, dove stiamo, a un certo punto... Cioè, a un certo punto, ecco, io spesso preferisco pure suonare che chiacchierare, perché le chiacchiere poi stanno a zero. Con le chiacchiere poi là. Però con la musica... Questa cosa che sta facendo è giusto che ci sia, ecco qua, perché domani, capito, chissà come... No, io cioè, riesco a vivere, mi sostengo, e c'ho, yeah. C'ho casa mia, ah. Posso offrire la cena ogni tanto agli amici, non ho problemi. Se un giorno rimanga a zero, io devo pagare 200 euro una bolletta, vado in strada, ciao bella. Vado in strada. Ernesto, come stai? Ciao. Ah, state facendo un video? Sì. Scusa, un'intervista, no? Vuoi essere intervistata, bravissima? Anche lei può dire la sua, Anche lei si è fatta la strada. Allora? Anche lei si è fatta la strada. A via della Manzalena. Cioè, la... Città di Pioltello, ospitare il terminale mondiale Open Stage. Progetto innovativo realizzato con il contributo del comune di Pioltello e della Fondazione di Comunità Milano, che promette di rivoluzionare l'intrattenimento urbano mettendo a disposizione di tutti, con un semplice clic, un vero e proprio palcoscenico, pronto all'uso per esibirsi in piena sicurezza in un luogo pubblico. Il dispositivo, nato da un'idea di studenti universitari, sviluppato nell'ambito del progetto 57 barre da Officine Buone, realtà no profit di Pioltello, sarà svelato sabato 26 settembre in Piazza Mercato. Il luogo selezionato per l'installazione del palco tecnologico, dove rimarrà poi a disposizione gratuitamente per i cittadini.
Pioltello, una città sempre aperta e attenta a ogni forma di innovazione, che non ha paura di sostenere iniziative coraggiose, specialmente se nascono dall'intuito, la creatività e la competenza di giovani in realtà cittadini.